La Valle del Bioi, più precisamente i comuni di Falcade, Canale d'Agordo e Vallada, raggruppa le forze in campo per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. È stato presentato giovedì sera nella Sala degli Emigranti di Canale il progetto Ecomuseo, un unicum a livello provinciale che vede il sostegno delle tre amministrazioni comunali, del Musal e del Proloco di Caviola, Canale d'Agordo e Vallada. L'iniziativa è nata dall'incontro tra Loris Serafini, direttore del museo dedicato al Papa del Sorriso e appassionato di storia locale, e Roberto Marco Longo, studiosa di geografia, storia ed etnografia, a ispirare l'intera operazione una lettura della realtà sociale della valle, caratterizzata sì da spopolamento e abbandono, ma anche dal forte legame di chi vuol restare con la propria terra d'origine, attaccamento che si manifesta con la volontà di prendersi cura della ricchezza naturale e culturale dei territori di montagna. Focus durante la presentazione anche sugli aspetti turistici e promozionali. Guardandosi un po' intorno, soprattutto con gli amici trentini qua vicino, si vede che loro si promuovono solo con il nome della valle, Fassa, Fiemme. Poi quando si arriva in Fassa e in Fiemme, allora si scopre che c'è Soraga, Canazzei, eccetera. Noi alla fine abbiamo la necessità assoluta di arrivare a una cosa di questo genere. A noi piacerebbe molto riuscire ad arrivare un giorno, non so, anche il prossimo anno, a poter fare un semplice dépliant per dire, o mettere un sito in cui con la stessa qualità grafica, con lo stesso, si sanno gli orari di tutti i luoghi che si possono visitare, il contatto del singolo luogo, ma che ci sia una segreteria unica. Il mio luogo lo voglio condividere con gli altri, con il turismo, un turismo lento però, un turismo che sappia guardare con un occhio particolare questa realtà, non deve essere un turismo di sfruttamento di un luogo. I turisti li coinvolgeremo a far fieno anche se capita, perché no? È una battuta, ma ha una profonda radice vera.